Iniziamo con la sigla. Ciao a tutti, ciao ragazzi e benvenuti al consueto appuntamento del sabato con Farmaceutica Younger. Innanzitutto volevo ringraziare chi ci terrà compagnia questo sabato, sono facce già note per chi ha visto un po' gli aperitivi digitali che abbiamo fatto nelle scorse puntate, diciamo, nelle scorse edizioni. E quindi ci tenevo a salutare Lucia. Buonasera a tutti. Ilario. Ciao a tutti. E Giorgia. Ciao. Ciao ragazzi. Allora, iniziamo un po' con questa serata che è stata pensata in maniera diversa rispetto agli altri aperitivi che abbiamo organizzato. E dopo aver fatto il doveroso saluto ovviamente a Giorgia, Lucia e Ilario che ci terranno compagnia questa sera, vediamo un po' perché abbiamo organizzato questo aperiquiz. Quindi questo aperitivo abbastanza diverso dal solito. Allora, per tutto questo lunghissimo periodo di lockdown, vi abbiamo tenuto compagnia puntuali ogni sabato con quelli che erano un po' due format che abbiamo pensato per voi. Da un lato l'aperitivo digitale, nel quale abbiamo fatto quattro chiacchiere dapprima con il QC, questa sera rappresentato da Giorgia, poi con i regulatori affari di un'azienda farmaceutica rappresentato da Lucia, e poi ci siamo addentrati un po' negli studi clinici, abbiamo fatto una panoramica generale di alcune figure chiave che prendono parte nella gestione e nella conduzione di un clinical trial, e questa sera Ilario rappresenterà gli studi clinici. Il secondo format è stato un po' pensato per fare delle brevi interviste mirate a conoscere un po' più nel dettaglio quelle che sono le innumerevoli figure di cui l'azienda farmaceutica ha bisogno. Quindi, arrivati a questo punto, ci siamo detti: fermiamoci un attimino, e in questo periodo la componente tempo, diciamo che non ci manca, non è un grosso problema, e divertiamoci tutti insieme. Come fare per divertirci? Abbiamo pensato di fare un recap degli aperitivi precedenti, quindi delle puntate precedenti che, se qualcuno di voi si fosse perso, invito ad andarli a guardare sul nuovo canale YouTube di Farmaceutica Younger e di iscrivervi al canale, ovviamente, se possono piacere i contenuti. E quindi dicevo, fare un recap di quelli che sono gli aperitivi che abbiamo fatto finora, riprendendo un po' quelle che sono le figure fondamentali che abbiamo trattato, quelle del quality control, quelle del regolatorio e quelle degli studi clinici. Per cui questa sera lasceremo dapprima la parola a loro con dei brevi interventi che saranno mirati a fare un sunto degli aperitivi precedenti. Mi raccomando, seguiteli con attenzione perché vi permetteranno poi di rispondere alle domande del quiz in GXP, che sarà il quizzone finale che faremo. Poi successivamente faremo il quiz in GXP. Sarà un momento divertente per imparare per chi non ha mai avuto modo di sentire parlare di GXP o per chi di voi invece sa bene o male che cosa sono le GXP, di fare un ripasso. E per finire si collegheranno con noi alcuni protagonisti degli aperitivi precedenti che avete visto nelle puntate precedenti, e quindi potrete fare a tutti noi delle domande. Quindi sarà un bel momento di aggregazione, di scambio, e vi invito già da ora a lasciare delle domande in live chat. Poi gli ultimi 10 minuti risponderemo a tutte, o almeno comunque in parte, le vostre domande. Allora, vi dicevo che ci sarà un quiz. Ovviamente, se c'è un quiz, ci saranno dei vincitori. E va da sé che non ci sono vincitori senza premi. Quindi abbiamo pensato anche a quello. E ci saranno
dei premi, quindi primo, secondo e terzo classificato, però ve li sveleremo quando partiremo con la Periquiz in GXP. Innanzitutto volevo partire con delle slide che avevo preparato. Perché? Perché l'abbiamo chiamato a Periquiz in GXP? Allora, fondamentalmente la colpa è di Ilario. E di Ilario e degli studi clinici, perché altrimenti l'avremmo potuto chiamare benissimo a Periquiz in GMP. Mi spiego meglio. Allora, come vedete, che cosa sono le GXP? Allora, le GXP sono delle linee guida e delle norme, dove è un acronimo, dove la G sta per good, X è l'area di competenza che le linee guida approfondiscono per ciascun ambito, e P sta per practice. Qual è lo scopo delle GXP? È fondamentalmente quello di garantire che un prodotto sia sicuro e conforme all'uso previsto. Alcuni esempi di GXP sono le famose GMP che regolano le aziende farmaceutiche, ovvero le Good Manufacturing Practice, cioè tradotte in italiano sono le norme di buona fabbricazione dei medicinali, le GCP, cioè le Good Clinical Practice, di cui abbiamo parlato nell'aperitivo, abbiamo fatto un cenno più che altro nell'aperitivo con gli studi clinici. Ancora abbiamo le GLP, che sono le Good Laboratory Practice, le GDOCP, che sono le Good Documentation Practice, che vengono chiamate così essenzialmente per distinguerle dalle GDP, che sono le Good Distribution Practice, e via dicendo, ce ne sono veramente tante. E come avete potuto notare, il campo di applicazione è molto ampio, va dalle aziende produttrici di medicinali, dispositivi medici e cosmetici fino agli alimenti. Torniamo per un attimo a quelle che sono un po' le fondamenta dell'industria farmaceutica, quelle che vi dicevo, le GMP. Perché diciamo che le GMP le abbiamo citate in varie occasioni, ma non ci siamo mai soffermati veramente a trattarle. Anche qui faremo un cenno veramente breve per darvi una panoramica di quelle che sono le GMP, è veramente un accenno, però per farvi capire il contesto. Allora, le GMP sono a tutti gli effetti delle normative, sono consultabili sul sito dell'Eudralex, quindi sono pubbliche, e il sito dell'Eudralex ne dà una definizione che viene ribadita con parole leggermente diverse a livello poi del CFR21, che sarebbero le GMP statunitensi, che sono contenute nel CFR21, che sarebbe il Code of Federal Regulation. Se io dovessi dare una definizione di GMP, che cosa dico? Cosa sono le GMP? Io direi che sono un insieme di normative atte a garantire tre requisiti essenziali del prodotto medicinale: qualità, sicurezza ed efficacia. Come sono strutturate le GMP europee? Allora, grandi linee, le GMP europee, mi ripeto, sono consultabili pubblicamente, quindi vi invito ad andarle a vedere, basta cliccare Eudralex GMP volume 4 e vi compaiono. La parte che riguarda i requisiti base dei prodotti medicinali è il volume 4 parte 1, è divisa in 9 capitoli che trattano aree e tematiche fondamentali di un'azienda farmaceutica. Ma quando sono nate? Allora, diciamo che l'origine del termine risale al 1938, quando, per riparare comunque al disastro che c'era stato della sulfanilammide, dell'elixir sulfanilammide che era stato messo in commercio, venne emanata la Food, Drug and Cosmetic Act, in cui compare per la prima volta il termine GMP, senza però contestualizzarlo, senza darne un'indicazione, una spiegazione di quello che effettivamente fossero le GMP. Cosa successe successivamente? Altro disastro negli anni 60, ricorderete o almeno conoscerete tutti la storia della talidomide. Nel 1963, per riparare a questo altro grande danno che l'industria farmaceutica fece, venne promulgata la prima versione delle GMP statunitense. Però si deve aspettare al 1978 per una versione definitiva. Quindi nel 1978 veramente le GMP prendono forma. Prendono forma con il 21 CFR parte 210 e 211 per i medicinali,
e il 21 CFR 820 invece che tratta dei dispositivi medici. In Europa invece quando sono nate le GMP? In Europa qualche anno più tardi, quindi dobbiamo aspettare al recepimento delle GMP all'interno della direttiva europea nel 1989. E la prima versione poi ha subito vari cambiamenti, varie ristrutturazioni e varie edizioni rispetto comunque a quella statunitense che è rimasta pressoché invariata dal 1978. Dopo questa, che mi sembrava una doverosa introduzione da fare, perché vi ripeto non l'abbiamo mai toccato l'argomento delle GMP o delle GXP, direi di iniziare con il ripasso delle puntate precedenti, o meglio dire degli aperitivi precedenti. Però prima di passare la parola a Giorgia volevo fare una comunicazione di servizio per prepararci al meglio a quello che poi è il cuore dell'aperitivo o dell'aperiquiz, come l'abbiamo chiamato, che è appunto il quiz finale. Allora, state vedendo tutti un QR code, quindi potete innanzitutto prepararvi con, ve l'avevo già detto, vi servirà un PC dal quale seguire la diretta e un cellulare dal quale rispondere alle domande. Dopodiché, vedete il QR code, lo potete inquadrare con la vostra telecamera. Se non riuscite a inquadrare il QR code con la vostra telecamera, la regia ci ha fornito il link nei commenti, quindi cliccate sul link, ovviamente da cellulare, si aprirà o col QR code o con il link una pagina web. Questa pagina web vi chiederà di scrivere il vostro nome o in alternativa il nickname, è assolutamente anonimo il quiz, quindi potete scrivere benissimo anche Pippo 85, quello che vi viene in mente. E, scrivete il nickname, premete join, c'è una casellina, un button e premete. Siete così entrati in una piattaforma, ecco la regia ci mostra la piattaforma, qualcuno è già entrato. Nel mentre che voi iniziate a prendere confidenza un po' con questa piattaforma e entrare nella piattaforma per il quiz, io direi di dare la parola a Giorgia. È doveroso iniziare con Giorgia perché è stato il primo aperitivo che abbiamo fatto, è stato l'aperitivo inaugurale di queste dirette di Farmaceutica Younger e quindi direi che è giusto iniziare da lei che ci spiegherà il ruolo fondamentale che svolge un analista del controllo qualità all'interno di un'azienda farmaceutica. Allora, ciao a tutti, sono contenta di essere di nuovo qua in diretta dopo un mesetto dal primo aperitivo digitale e parliamo di nuovo di controllo qualità, brevemente, spero di non dilungarmi troppo. Il controllo qualità è il reparto dell'azienda farmaceutica che interviene all'interno di tutto l'iter del processo produttivo di un farmaco, a partire dall'ingresso delle materie prime che vengono registrate in magazzino, messe in quarantena, campionate da un addetto del controllo qualità e il campione dei prodotti, delle materie prime, dei materiali di confezionamento viene quindi portato in laboratorio dove viene analizzato secondo metodi e specifiche che vengono dettate dalle monografie vigenti, ad esempio la monografia della farmacopea europea oppure americana, a seconda delle varie specifiche, oppure direttamente quelle specifiche registrate nel dossier degli affari regolatori. E qui la connessione con Lucia dell'ufficio regolatorio. E una volta quindi analizzate le materie prime, materiali e confezionamento, queste vengono utilizzate in produzione e durante l'iter produttivo il controllo qualità rientra in gioco per il controllo e l'analisi dei controlli di processo, degli IPC o degli intermedi di sintesi, per esempio se siamo in un API o degli intermedi che possono esserci durante la sintesi chimica. E fino all'analisi e quindi alla certificazione della qualità del prodotto finito, che per un'azienda produttrice di principi attivi, di un'API, è il principio attivo in sé, quindi una polvere molto spesso, e per un farma il prodotto finito saranno compresse, supposte, gocce orali, liquidi di vario genere, fiali iniettabili se sono sterili.
Il controllo qualità si divide in controllo qualità chimico e microbiologico. Il controllo qualità chimico ovviamente analizza i prodotti dal punto di vista chimico-fisico e quello microbiologico si assicura che i prodotti non siano contaminati a livello microbico. E il controllo qualità non fa soltanto però analisi non certifica solo il prodotto finito, ma c'è tutto un lavoro che garantisce la corretta esecuzione delle analisi. E quindi io dico sempre che nel controllo qualità non ci si annoia mai, perché anche quando ad esempio c'è una diminuzione del lavoro e quindi una diminuzione delle analisi, nel controllo qualità c'è sempre qualcosa da fare, perché la gestione degli strumenti, di tutto quello che serve per eseguire un'analisi, è molto impegnativa. Infatti possiamo pensare ad esempio alla gestione degli strumenti, quindi alla temperatura, alla calibrazione, che garantisce questa un'ottima gestione degli strumenti, garantisce anche una corretta esecuzione dell'analisi e quindi la qualità del nostro prodotto finito. Oppure se ovviamente la stesura, l'aggiornamento di tutte le procedure operative che servono per eseguire correttamente le analisi, ma anche per l'utilizzo degli strumenti analitici. E inoltre la gestione del reagentario, che anche questa è una gran bella parte, perché tutti i reagenti che vengono utilizzati per l'analisi devono essere controllati, gestiti per la scadenza, eccetera, e la gestione degli standard che vengono utilizzati per fare le analisi, ad esempio, del titolo delle impurezze. E la gestione degli studi di stabilità, che è stato un punto che abbiamo toccato all'interno dell'aperitivo digitale con Giulia, che ha parlato delle stabilità ongoing, che vengono fatte sul prodotto già in commercio, delle stabilità long term, che vengono fatte invece sui prodotti appena lanciati per assicurarsi che la shelf life del prodotto finito sia quella che abbiamo deciso e che il prodotto sia stabile per tutta la sua shelf life. E nell'aperitivo che abbiamo fatto quasi un mese fa abbiamo anche parlato delle differenze che ci sono tra un controllo qualità di un API e di un pharma. Ci sono delle differenze perché già solamente il prodotto finito è diverso, perché il prodotto finito di un API è la materia prima di un pharma. Le differenze poi sono nel materiale di confezionamento, per esempio, perché nel pharma il materiale di confezionamento occupa molte risorse all'interno del controllo qualità, perché abbiamo il confezionamento primario, quindi flaconi, l'alluminio per i blister, il confezionamento secondario, astucci, foglietti illustrativi, che spesso sono prodotti specifici e spesso anche specifici per ogni paese di destinazione. Quindi il confezionamento ha un ruolo importante, mentre nell'API il confezionamento è giusto un sacchetto di plastica che va comunque controllato, però non ha le stesse dinamiche di un pharma. Un'altra differenza sono le tecniche analitiche. Le tecniche analitiche alcune sono in comune tra API e pharma, come può essere le spettrometria IR, lo spettrofotometria UV visibile, i titolatori, il Karl Fischer. Mentre ci sono altre tecniche un pochino differenti, come ad esempio l'assorbimento atomico, che sicuramente verrà più utilizzato in un API, e il dissolution test, che invece viene utilizzato in un'azienda di pharma. Abbiamo poi parlato delle mode un po' del momento, durante il nostro aperitivo digitale, una moda che dura da tanti anni e che è importantissima a livello aziendale e farmaceutica, è il data integrity. Il data integrity è diventato un argomento cruciale. Dopo parecchie ispezioni AIFA o FDA andate a male, dove si è visto che i dati grezzi venivano manipolati per far tornare dei risultati o per far approvare il prodotto nonostante la qualità non fosse eccellente, e quindi si è parlato di come proteggere questa integrità del dato. Dato per grezzo è l'informazione che ci viene data ad esempio da un software, e per far sì che non venga manipolata sono state messe in atto diversi accorgimenti da parte delle industrie farmaceutiche, come ad esempio l'aggiornamento dei software in modo tale che permettano l'accesso su diversi livelli con password a seconda del ruolo che ha l'operatore. Quindi alcuni operatori avranno la possibilità di fare alcune cose sui software, altri su altre.
a seconda del ruolo. Tutto ovviamente tracciato e registrato da un audit trail che è verificabile ogni volta che si vuole e che è importante perché garantisce ancora di più l'integrità del dato. E parlando di un dato integro, vorrei citare l'acronimo fondamentale anche in questo argomento che è l'ALCOA. Un dato deve essere attribuibile, leggibile, contemporaneo, originale e accurato. E per far ciò, quindi tutte le aziende si sono dovute adeguare con dei software specifici, CFR21. E un'altra cosa importante che l'azienda ha messo in atto per garantire l'integrità del dato è anche quella di lasciare da parte il cartaceo, quindi i vecchi quaderni di laboratorio, e passare a dei sistemi gestionali dei dati analitici, i LIMS. Il LIMS è Laboratory Information System e Management System. È un sistema, un software che gestisce tutti i dati analitici, dalle analisi può anche gestire il reagentario, può anche gestire gli studi di stabilità. Ed è importante per l'integrità del dato perché tutto viene registrato in questo software. Quindi c'è uno di trail, sono tracciate le azioni con password, è facilmente rintracciabile qualsiasi azione viene fatta da un operatore, quindi l'integrità del dato viene assicurata anche da questi software che devono ovviamente essere convalidati. Questi sono insomma i punti cruciali che abbiamo affrontato. Spero di non essermi dilungata troppo, Silvi, perché avevo un timer. No, va bene, va benissimo. Agli acronimi? Esatto, state attenti agli acronimi perché saranno utili. L'IMS e ALCOA, Esatto. E passo la parola a Lucia che vi parlerà del Regulatory Affairs. Eccoci qua, allora buonasera a tutti. Noi anche ci siamo già visti, e abbiamo parlato più che del ruolo del regolatorio, dei hot topic, cioè insomma argomenti un po' più attuali. C'è stata proprio l'argomento, la new entry, le nitrosamine, abbiamo parlato del mutuo riconoscimento in termini di ispezioni AIFA e FDA, e poi abbiamo parlato del regolamento anticontraffazione e della serializzazione. Mentre invece oggi vorrei parlare un po' di quello che è il ruolo del regolatorio in un'azienda. Quindi, partendo da una definizione, il regolatorio è colui che si occupa di allestire tutta la documentazione che poi deve sottomettere ad AIFA per la valutazione, e questo è molto importante prima della commercializzazione di un farmaco, perché come sapete ogni farmaco, prima di poter essere commercializzato in un paese, deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'ente regolatorio. In Italia noi abbiamo AIFA, e AIFA quando termina insomma il processo di valutazione del dossier che appunto il regolatorio gli invia, rilascia un IC, che è un codice identificativo. Se lo dico per i non addetti ai lavori, se andate nel mobiletto dei farmaci in bagno potete vedere, c'è scritto proprio IC, numero, e c'è una serie di numeri, e quel codice è un codice univoco che AIFA rilascia per ogni tipologia di farmaco e forma farmaceutica di cui autorizza l'immissione in commercio. E vabbè, quindi poi il regolatorio si butta, no, scherzavo, non si butta, nel senso che una volta ottenuto l'IC, ovviamente c'è tutta la parte di mantenimento, che per un non addetto ai lavori non vuol dire niente, però in realtà è un lavoro molto importante, perché come chi lavora in azienda sa, i cambiamenti ad esempio sono all'ordine del giorno. Giorgia ad esempio prima parlava degli studi di stabilità. Nel momento in cui ti chiama ad esempio un fornitore di un materiale di confezionamento primario ad esempio e ti dice guarda è cambiata la plastica, no è uguale a quella di prima, allora tu devi andare a vedere se effettivamente è proprio uguale, magari è cambiato solo il nome commerciale, ma se invece ad esempio le proprietà sono diverse,
lo studio di stabilità che era stato fatto a monte per stabilire la scadenza di un medicinale, ad esempio, non va più, cioè non potresti applicarlo utilizzando un materiale diverso, ovviamente, perché il materiale va a contatto con il prodotto e quindi di base non si può sapere quale sarà la reazione di un farmaco con un materiale che viene a contatto con un materiale diverso. Quindi, ad esempio, lì il regolatorio deve andare a capire in base comunque alle normative che documentazione deve presentare all'ente regolatorio, deve ovviamente coordinarsi con tutte le altre funzioni, ad esempio con il CQ, con il Quality Assurance, con la produzione, per far sì che ad esempio partano degli studi di stabilità col materiale nuovo, notificare la variazione ad AIFA, rispettare tutte le tempistiche. Ovviamente ci sono delle variazioni che sono importanti tipo questa e quindi maggiori, come ci sono invece magari delle variazioni minori, le classiche 2 entel, che sono quelle variazioni che tu magari puoi già applicare e poi notificare ad AIFA. Quindi anche lì esiste tutta una sorta di classificazione che un regolatorio ovviamente deve conoscere e quindi diciamo che appunto la prima cosa di un regolatorio è la conoscenza delle normative che sono le più disparate, e appunto stiamo parlando di, in questo caso, di stabilità, quindi di un confezionamento, c'è tutta una parte che aveva anche citato Valentina nell'aperitivo precedente, relativamente ad esempio alle modifiche che può subire un reparto, quindi ad esempio l'ampliamento di un reparto, l'inserimento di un nuovo macchinario, ci sono delle modifiche che vengono classificate come essenziali, altre non essenziali, e in questo caso anche c'è una differenza sia nelle tempistiche sia nella documentazione da presentare ad AIFA. Quindi diciamo che il ruolo del regolatorio è quello di guidare l'azienda in quelli che sono gli obiettivi aziendali, facendo in modo che vengano comunque sempre rispettati i requisiti normativi. E si interfaccia ovviamente con tantissime figure, l'abbiamo detto, anche banalmente nel marketing, tra la parte di pubblicitaria piuttosto che divulgazione scientifica, il regolatorio approva, oppure come dicevo prima, no, se andate a vedere la confezione c'è scritto EC, tutto il materiale, etichette, foglietti illustrativi, confezionamento secondario, quindi gli astucci, devono essere controllati dal regolatorio, quindi ha una grande importanza e ha il proprio ruolo in un certo senso di interfacciarsi tra l'autorità e quello che l'autorità richiede e le varie funzioni aziendali, per fare in modo che appunto tutto poi funzioni come deve. E a questo proposito mi faceva piacere mostrarvi un'immagine, non sto avendo un delirio di onnipotenza, Giorgia non ridere, non svenire, non so che è questa cosa, comunque il Regulatory Affairs, le iniziali RA, può essere paragonato a Ra, cioè il dio degli egizi, il dio del sole. In che senso? Nel senso che comunque lui illumina, fa chiarezza su quello che è il mondo normativo, che comunque è un mondo complesso, per far sì che comunque quello che è il regolamento possa essere recepito correttamente dall'azienda. E oltretutto, anche come Giorgia appunto parlava di LIMS, Alcoa, eccetera, anche il regolatorio ha tutti i suoi acronimi, sigle, parla anche lui la sua lingua, lui parla egiziano, quindi ad esempio qua abbiamo i termini DL, che è deficiency letter, che è un'altra cosa importante, ad esempio quando il regolatorio manda la documentazione ad AIFA spesso può capitare che AIFA ti possa chiedere delle integrazioni. STD, questo è molto importante, cioè la Bibbia per il regolatorio, che sta per Electronic Common Technical Document, ed è praticamente il dossier, la Bibbia. Ogni farmaco messo in commercio ha nell'azienda titolare dell'IC la sua Bibbia, e quindi è un documento molto complesso. Se avete voglia, stanotte non riuscite a dormire, vi volete insomma conciliare il sonno, andate sul sito dell'Eudralex, il volume 2B Notice to Applicant, e praticamente lì vedete, c'è proprio tutta una linea guida, sono tipo più di 100 pagine, quindi il sonno poi vi viene, e c'è scritto praticamente che ci sono ad esempio 5 moduli. Il modulo che io ho visto maggiormente è il modulo 3, che è quello della qualità, e che appunto viene descritto come viene prodotto sia l'API sia il prodotto finito. E ad esempio qua vedete c'è un altro termine, CEP,
Il CEP per un produttore del finito del farmaco è una figata, nel senso che se un produttore di api, e qua anche Gemma l'avrebbe saputo dire sicuramente meglio di me, non so se ve la ricordate, l'altra ragazza che ha parlato all'aperitivo con me, lei appunto lavora in un'azienda che produce api, praticamente il CEP è un certificato di conformità alla farmacopea europea e viene ottenuto appunto dai produttori dell'api. Per ottenerlo devono sottomettere anche loro il loro dossier all'EDQM, che è un direttorato europeo per quanto riguarda la qualità dei medicinali. E ovviamente se un produttore di un farmaco ha la fortuna di avere un'API che ha il CEP, ovviamente è paratissimo, e anche nelle CTD, nel modulo 3.2S, che è la parte relativa all'API, ci schiaffi il tuo CEP e comunque dai garanzia di qualità del tuo materiale di partenza. Poi vabbè, AIFA l'abbiamo già visto, è l'ente regolatorio italiano, e Marketing Authorization Holder è il titolare dell'IC in inglese, e questi ovviamente sono solo alcuni termini. Quello che comunque, per concludere, quello che spero di avervi trasmesso è che il regolatorio, a parte le battute magari sull'addormentarsi, perché ovvio comunque si parla di regolamenti, normative, ecco, non è sempre facile o divertente, però come si dice, no pain, no gain, quindi c'è questa parte di studio che è impegnativa, però poi la controparte è interessante, nel senso che comunque un regolatorio ha veramente un ruolo importante a livello strategico aziendale, è fondamentale, quindi dà grandi soddisfazioni. E adesso passo la parola al mio collega di questo aperitivo, Ilario, e ci vediamo dopo. Salve. Salve, sono Ilario e vi parlerò, di un breve riepilogo su quello che è la sperimentazione clinica. Qualcuno di voi mi conoscerà come chimica farmaceutica in pillole, la pagina Maria. Io comunque lavoro nell'ambito delle sperimentazioni cliniche nella fase dei comitati etici per le due aziende ospedaliere. Riassumiamo un po' tutto quello che è l'iter di una sperimentazione clinica, che ovviamente ha come obiettivo quello di andare a valutare l'efficacia di un farmaco, di una nuova entità chimica, o comunque di valutare quello che può essere un utilizzo di un farmaco che è già presente in commercio, ma magari può essere attenzionato per un'altra, ovviamente per un'indicazione terapeutica differente. Gli studi, ovviamente, cioè questo processo è un processo molto lungo, che soprattutto se si è da zero, dalla letteratura e dalla ricerca di base, è un processo che ovviamente prevede anche molti investimenti economici, quindi dobbiamo anche dire qui che ovviamente un trial completo sono anche costosi, ma essenzialmente si parte da quella che è una ricerca, un drug discovery, dove praticamente una molecola, cioè tantissimi centinaia di composti molecolari vengono ovviamente attenzionati verso un determinato target, ad esempio, oppure con questo target si viene testato, anzi, vari target vengono testati verso altrettante molecole. Dipende poi dall'approccio da quale si parte. In realtà, nel drug discovery hanno molto il progresso della tecnica, quindi soprattutto la bioinformatica, ha dato la possibilità di poter creare quelli che sono dei modelli computerizzati di target, quindi testare già i farmaci dal punto di vista informatico per vedere quali composti possono ovviamente avere un'ottimizzazione verso quel target, quindi mostrare una certa affinità al target, ancora prima di ovviamente mostrare una qualche efficacia terapeutica, ovviamente. In realtà li conosciamo tutti come diciamo razionali di quelli che sono i farmaci, quindi si vanno a costruire farmaci sulla base di impianti computerizzati di target. Ovviamente si va a definire, c'è il passaggio, qui si definisce il passaggio fra quello che è un hit, poi è quello che sarà un lead, quindi una struttura che ha delle capacità di interazione, è una struttura che ha poi delle capacità effettivamente di comprovata magari di iniziale efficacia. Quindi manifesta una determinata efficacia. Questo tipo di lead poi viene ovviamente ottimizzato, passa attraverso una serie di studi per approcciare poi
in fase, una volta che è stato declinato, quindi che ha superato questa fase, per passare alla fase poi preclinica. La fase preclinica si compone essenzialmente di una fase in vitro e una fase in vivo. Cioè, cosa vuol dire? Che vengono testati ovviamente delle culture cellulari, dei microrganismi, quelli che sono i farmaci, quelli che è il composto di nostro interesse. E ovviamente in questa fase poi, se le risposte sono buone, se i risultati sono positivi, si passa poi all'animale, prima dell'uomo. La fase ovviamente dell'animale, relativa sull'animale, quindi si attenziona a una serie di specie animali. Quindi ovviamente non tutte le specie animali sono sottoposte a questo tipo di sperimentazione, ma soprattutto qui si fa un'indagine su quello che sono le tossici, quindi soprattutto sulla sicurezza, si attenziona molto alla sicurezza del composto di interesse prima di approcciare alla fase ovviamente clinica. Su questo tipo di fase intervengono ovviamente dei comitati etici per l'animale, quindi dobbiamo dire che comunque è una fase molto tutelata, perché la legislazione, soprattutto in Italia, è molto attenzionata, non si deve ovviamente strafare, non si deve arrivare, diciamo, a procurare sofferenza all'animale oltre quelle, diciamo, che magari sono imputabili, necessari sotto la sperimentazione. Comunque tutto è fatto sotto una rigorosa legislazione. E in questa fase ovviamente si ottengono dei dati che sono preclinici, che ovviamente devono essere presentati dal regolatore anche in questa fase, per poi andare nella fase successiva. Quindi si hanno una serie di dati di valutazioni, soprattutto sulla tollerabilità, quindi studi di magari di genotossicità o cancerogenicità del farmaco, quindi ovviamente, per poterli poi portare nella fase clinica. Nella fase clinica, quindi sull'uomo, sono delle fasi molto articolate, quindi di fase 1, fase 2 e fase 3, dove in realtà le differenze sono soprattutto relative alla popolazione alla quale è riferita, ma non solo. Cioè, in che senso? Nella fase di tipo 1, ovviamente abbiamo dei volontari, quindi una piccola popolazione, di 50 circa volontari o più, a quale viene valutato quindi il farmaco, e quindi si cerca di confermare quelli che sono un poco gli effetti ottenuti sul male, ma si cerca ovviamente di valutare la sicurezza del farmaco, gli effetti collaterali, per capire la tollerabilità e quindi la possibilità che questo farmaco poi passi nelle fasi successive. Sono ovviamente volontari, in certi casi, certi farmaci, certi studi su farmaci, eticamente si può anche fare riferimento a una popolazione di malati, quindi dipende ovviamente dal tipo di farmaco, ma in realtà in questa fase permette molto di valutare quelle che sono le tollerabilità, quindi anche quello che è lo schema relativo al classico schema che noi chiamiamo ADM, quindi assorbimento, distribuzione, metabolismo e escrezione, che è stato visto anche un po' dell'animale. Nella fase di tipo 2 riusciremo a valutare invece questi studi, soprattutto un'ampia popolazione in realtà, e si vanno a valutare i primi effetti di efficacia del farmaco. Quindi in realtà vedere se questo farmaco ha delle prove di efficacia e valutare poi dei rischi, il rapporto rischio-beneficio, quindi uscire da questa fase con una valutazione del rischio-beneficio che è assolutamente attenzionata. In questa fase soprattutto vengono valutate tramite ovviamente delle metodiche, dei disegni, un disegno determinato dello studio, quelle che sono anche le dosi del farmaco. Quindi viene valutata anche qual è la dose efficace, importante sulla popolazione, quella che poi verrà poi traslata nella fase 3 soprattutto. In questa fase poi c'è da dire che viene eseguita una metodologia ovviamente che riguarda anche il singolo cieco, il doppio cieco, a seconda se diciamo che per esempio il paziente o lo sperimentatore è a conoscenza, insomma, del tipo di trattamento che viene attribuito alla persona o meno, oppure entrambi non lo conoscono o non lo conosce solo il paziente. Insomma, si cercano di eliminare un po' le distorsioni relative agli eventuali errori. Dopodiché, nella fase 3, ovviamente, uno studio clinico viene a trovarsi su una popolazione di pazienti che è molto ampia, migliaia di pazienti, a quale ovviamente viene attenzionata molto la fase
la fase cioè, tutto, c'è il dato sull'efficacia del farmaco, quindi in questa fase in particolar modo si sente parlare di randomizzati e di disegni diciamo, randomizzati con un braccio di controllo, quindi che significa che si vanno a confrontare quelle che sono le somministrazioni del farmaco con un controllo che può essere anche eventualmente un FAO standard per quel determinato tipo di patologia. Quindi se se ne vuole sperimentare un altro, ovviamente si fanno dei confronti fra i gruppi, quindi i pazienti. Molto importante questo tipo di metodologia perché consente veramente di uscire dalla fase 3 con un dato importante che deve essere presentato e poi essere totalmente commercializzato. Si fanno anche studi poi sulla formulazione, quindi sulla possibilità di somministrare farmaco al paziente, veramente metterlo sul mercato. In realtà, io parlando anche di comitati etici, i comitati etici valutano molto la fase sul paziente. Quindi, cosa sono in realtà? Ne abbiamo parlato nella puntata scorsa: sono degli organismi indipendenti che vanno soprattutto a tutelare il benessere, i diritti e la sicurezza di un paziente all'interno di una sperimentazione clinica, quindi vanno valutati tutti gli aspetti, anche la metodologia come è utilizzata, il tipo di centro che ovviamente svolge questo studio clinico, cioè tutto deve essere eseguito sotto le norme di tutela del paziente, ma anche di buona pratica clinica. E ovviamente questo deve ricevere il parere favorevole da parte di un comitato, uno o più comitati etici, insomma, ne abbiamo parlato nella puntata scorsa. Quando si supera questa fase, quindi quando il farmaco poi è finalmente sul mercato, c'è una fase 4, che è una fase che continua a monitorare nel tempo il farmaco, assolutamente su una rete di vigilanza, quindi tutto quello che sono gli effetti avversi che non si sono potuti valutare durante la sperimentazione forza di cose, vengono valutati sull'impatto della ovulazione proprio all'atto dell'amministrazione del farmaco, quindi sul mercato. Questo è importante perché consente di ricevere tutta una serie di dati che vengono poi convogliati a livello nazionale, a livello europeo ed eventualmente a livello mondiale, per cui poi alla fine, quindi anche a livello mondiale, per cui alla fine si hanno dei dati importanti sulla vigilanza. E questi sono essere dati ovviamente che sono utilizzati probabilmente anche per poter aprire nuovi studi eventualmente su. Perché si valutano ad esempio degli effetti collaterali che possono poi essere sfruttati per non so, definire degli effetti invece terapeutici, quindi utilizzare l'effetto collaterale di un farmaco e magari andarlo ad approfondire per poter invece indirizzarsi verso un altro tipo di indirizzo terapeutico, scusate il gioco di parole. La cosa importante nei comitati che volevo dire è soprattutto la possibilità di avere un consenso informato, quindi il paziente deve poter conoscere il suo stato. Quello che non ho detto prima, per esempio, lo stato della sperimentazione, quindi essere tutto quello che affronterà e quindi ha la possibilità di scegliere, quindi di ritirarsi allo studio in qualsiasi momento. Quindi la sperimentazione di tantissimi anni, ovviamente si conclude, non si conclude in realtà mai, perché in realtà continuiamo a monitorare per sempre quello che è il rapporto rischio-beneficio che viene continuamente azionato nel tempo. Quindi questa è un po' Grazie la panoramica Ilario, generale. grazie mille. Allora, innanzitutto volevo salutare che ho visto che ci sono arrivati un bel po' di commenti, la prof prima di tutti, la prof di impianti che ci segue sempre con affetto. E poi saluteremo tutti ovviamente, era doveroso salutare lei, però andiamo al quiz, che è effettivamente il clou di questa serata e lo aspettavate, quindi vi abbiamo annoiato anche abbastanza, siamo stati forse un po' lunghetti. Allora, quindi a questo punto siete entrati tutti nella piattaforma. Per chi si è collegato ora, avete un PC, un cellulare, quindi un PC dal quale seguire la diretta, un cellulare dal quale rispondere alle domande. Avete inquadrato il QR code o avete premuto sul link che vi abbiamo lasciato nei commenti. Siete entrati in questa piattaforma attraverso il vostro nome o il vostro nickname e adesso possiamo iniziare con il quiz. Allora, per assicurarci che tutti abbiano capito bene o male come funziona la piattaforma, partiamo con due domande di prova, in modo tale che le facciamo tutti e vediamo se effettivamente avete capito o meno.
Allora, la prima, quanti aperitivi digitali abbiamo trasmesso fino ad oggi? 3, 1 o nessuno? Proviamo a rispondere e fra poco si interromperanno le domande. Allora, qualcuno ha risposto 3, che è la risposta ovviamente corretta, qualcuno 2, ma la risposta è essenzialmente, mostriamola, quella corretta è la 3. Perfetto. Andiamo avanti con la seconda domanda, sempre di prova. Su quali canali social puoi seguire Farmaceutica Younger? Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, solo su Twitch, solo su TikTok? Vediamo un po' che cosa rispondete. Allora, bravissimi, perché non sono solo su Twitch, anzi non sono per niente su Twitch, su TikTok abbiamo provato a mettere giù qualche video, ma non so ancora come usarlo, quindi vedremo un po'. Esatto, allora, il primo classificato è Mattia. E quindi in questo caso abbiamo primo, secondo e terzo. Io leggo pochissimo, comunque primo Mattia, secondo Nicogio 95 e terzo Lucia. Quindi non abbiamo capito no, che non sei tu, ovviamente. Un'altra Lucia. Abbiamo capito quindi come funziona. E riconnettetevi alla piattaforma, cioè dovete cliccare soltanto join. In modo tale, ok, iniziate a cliccare join, iniziamo a rientrare tutti nella piattaforma e vi illustro quali sono i premi, perché siamo venuti qua per i premi e quindi è giusto che io vi dica i premi che ci sono in palio. Allora, 3 premi, quindi 3 vincitori. Primo classificato. Allora, oltre a una menzione speciale nella Hall of Fame delle menti più brillanti di Farmaceutica Younger, perché questo video rimarrà su YouTube, vincerà l'unico e inimitabile GMP Pocket che vi mostro in formato elettronico, lo vedete qui in formato cartaceo, questo è stato curato ed edito da Farmaceutica Younger con il tocco artistico di una... mia collega di università, Francesca Silvestri, che saluto, che ne ha curato mirabilmente la grafica. Come vedete, ve l'avevo già parlato, sono le GMP, il volume 4, la parte 1 che parla dei requisiti base dei medicinali, è un po' la Bibbia dell'industria farmaceutica e quindi l'abbiamo tradotto dall'inglese, quindi dal sito dell'Eudralex, e l'abbiamo fatto noi. Quindi questo è il primissimo premio. Secondo classificato. Allora, per la seconda posizione abbiamo pensato a un accesso garantito al prossimo evento dal vivo, quindi non in live, non in diretta, ma dal vivo, dove ci conosceremo veramente tutti quanti e ci potremmo forse stringere la mano, di Farmaceutica Younger. Per lui è un suo parente, congiunto, quello che vi va. Congiunto è una parola che va di moda adesso. Congiunto va di moda, mi piace, molto old style, ma ormai va di moda, quindi la utilizziamo anche noi. Senza quindi, scadenza questo premio, eh? Assolutamente, senza scadenza. Si rinnova automaticamente. E che presso a poco sarà, abbiamo fatto delle previsioni, febbraio 2021, siamo ottimisti, abbiamo detto febbraio 2021 dovremmo farcela, ma comunque abbiamo fatto un piano, io, Lucia, Ilario, ma tutta la crew di Farmaceutica Younger, un piano di risk analysis, perché noi che lavoriamo in aziende farmaceutiche, le risk analysis sono un po' il pane quotidiano. Deformazione professionale, proprio perché l'abbiamo presentato al governo, a Conte. Io l'ho mandato su messaggio privato di Instagram, sulla pagina di Conte Official, per garantire appunto quelle che sono tutte le misure di distanziamento sociale. Quindi vediamo se ce l'approvano o meno, così vediamo di anticipare un pochettino le tempistiche. Poi terzo classificato è un premio che non so ancora come categorizzarlo, se è un premio o una punizione. Adesso poi mi direte voi come volete classificarlo. Comunque le ragazze della crew mi hanno proposto un one to one che potrete scegliere, cioè potete scegliere
quindi dalle persone che sono intervenute in queste dirette, compreso anche Ilario ovviamente, e potrete fare una video call, una chiamata e fare delle domande, quindi domande, curiosità, e con questo che abbiamo chiamato one to one. Mi raccomando, anche in questo caso un one to one che sia in video call, e non ci spacciamo come congiunti, che in questi periodi ce ne sono veramente troppi, fin troppi di congiunti. Allora, io direi che siamo pronti per partire. Allora, siamo 70 a giocare, io vedo dal numerino. Grandi. In alto. Non pochi. Concentratevi, perché i premi sono consistenti, e quindi mi aspetto da voi la massima concentrazione. Iniziamo con la prima domanda. Allora, che cosa fa un quality control? Voi intanto iniziate a rispondere, perché avete comunque 25 secondi per ogni domanda, e a parità di domanda e di risposta esatta, ovviamente vince chi ha risposto il più velocemente possibile. Quindi, che cosa fa un quality control? Assume le compresse per assicurare che siano di qualità. Esegue analisi su materie prime, materiali di confezionamento e prodotti finiti, o accetta solo le materie prime in ingresso? Oh, siete stati bravissimi. Cioè, avete risposto, vabbè, non tutti, perché sono 64 risposte, però di quelli che hanno risposto, tutti hanno risposto in maniera corretta. Quindi, Giorgia, sei stata bravissima, hai spiegato in maniera perfetta il quality control. Passiamo alla seconda. Allora, vediamo la seconda. Ci sono differenze sostanziali tra il QC che lavora in un'azienda API e un QC che lavora in un'azienda invece più propriamente farmaceutica, che produce quindi un prodotto finito? Allora, no, non c'è differenza. Sì, nell'azienda API non vi è un controllo sul materiale di confezionamento. Sì, si utilizzano tecniche analitiche diverse. Vediamo un po' che avete risposto. Allora, questa era, diciamo, era trabocchetto. Era trabocchetto. Era trabocchetto. E infatti vedo che ci sono tutti cascati, però Giorgia ci potrà spiegare che non c'è differenza. No, come non c'è differenza? Sì, sì, si utilizzano tecniche analitiche diverse. Però sostanzialmente non vi è una grande differenza. Si utilizzano tecniche analitiche, però comunque le tecniche, scusami, mi senti Giorgia? Ah, sì, avevo capito male la domanda. Sì. Non c'è una grande differenza, comunque, come è strutturato il laboratorio del controllo qualità? No, sostanziali no, di solito il controllo qualità è sempre strutturato nella stessa maniera, si fanno le analisi, alcune sono uguali, alcune analisi sono identiche, altre un pochino diverse, le abbiamo spiegate prima. E sul materiale di confezionamento di un'API c'è, perché sono i sacchetti di plastica in polietilene, e quindi la prima. Ok, perfetto. Poi andiamo alla terza. Che cos'è un LIMS? Una lavagna interattiva multimediale scolastica, un Laboratory Information Management System, Laboratory Innovative Management Support. Questo ce l'ha spiegato anche prima Giorgia, è un acronimo che ovviamente non sta per lavagna interattiva. Voi sappiate che non è una lavagna interattiva. E qua forse c'è qualche deformazione professionale, c'è qualche insegnante tua mamma, esatto, sicuro, che ha risposto lavagna interattiva multimediale, ma in effetti è la seconda. Ok, avete risposto quasi tutti alla seconda, è la risposta esatta. Andiamo con la quarta. Quarta domanda: quali tra questi non è una mansione del Regulatory Affairs Specialist? Quindi stesura dei dossier regolatori, interfaccia con le autorità regolatorie competenti e campionamento delle materie prime. Quindi una sola di queste non è una mansione del Regulatory Affairs Specialist, perché effettivamente è una mansione di cui ci ha parlato Giorgia. Che è quella... Vediamo un po' se sono stata brava anch'io. Vediamo. Allora, l'86%. No. Allora, no, le idee chiare sul regolatore, ma perché effettivamente sarà abbastanza complesso, però, però ce ne so.
Non ce ne sono molte, però dai, l'86% direi che siamo una bella percentuale. Complessivamente sì, dai, ci abbiamo fatto. Siamo soddisfatti, anche perché abbiamo fatto un accenno di regolatorio, dai. Sì. Allora, l'altra domanda, andiamo avanti. Che cosa vuol dire l'acronimo ECTD? Ce l'ha spiegato Lucia, quindi siamo sempre nell'ambito del regolatorio. Electronic Common Technical Document, Electronic Calculator Technological Device, Elementary Common Technical Dossier. Quindi è abbastanza complesso, nel senso, se non avete seguito attentamente, sono dei termini e degli acronimi comunque specifici, è la prima. Comunque il 79% ha risposto in maniera esatta, e quello che ci spiegava prima è il dossier regolatorio che ogni farmaco deve avere. Sì, questo era trabocchetto. Nella terza c'era pure dossier, che comunque in effetti è un dossier, quindi ci sono stati bravi, dai. Sono stati bravi, sì. Poi andiamo all'altra, la sesta. Quale di queste è l'autorità regolatoria italiana? Abbiamo l'FDA, Swissmedic, oppure abbiamo l'AIFA. Diciamo, questa dovrebbe essere abbastanza semplice per tutti. E soprattutto perché in questo periodo ne sentiamo parlare tantissimo, anche perché stanno approvando tantissimi studi per il Covid in maniera molto molto rapida, e la nostra agenzia italiana del farmaco, appunto l'AIFA, sta dando una grossa mano per questa emergenza. L'FDA e la Food and Drug Administration è statunitense, la Swissmedic è invece l'autorità regolatoria svizzera. Quindi assolutamente sì, la terza. Andiamo avanti con la settima. Allora, siamo negli studi clinici, quindi gli studi clinici vengono condotti in accordo a le GDOP, le GCP o le GMP. Questo ne abbiamo parlato all'inizio quando vi ho spiegato che cosa sono le GXP, e abbiamo parlato anche di una di queste GXP. Le GMP ne abbiamo parlato per l'industria farmaceutica, per la produzione di un prodotto medicinale, e invece essenzialmente le GCP, il cui acronimo sta per Good Clinical Practice, sono le normative che regolano la buona conduzione di uno studio clinico, quindi assolutamente sì la seconda. Poi andiamo avanti con l'ottava. Allora, una sola delle affermazioni riportate di seguito sugli studi clinici di fase 4 è corretta. Quale? Vengono condotti su volontari sani, sono studi di post-marketing o di farmacovigilanza e vengono condotti in accordo alle GMP. Quindi una sola di queste è corretta, ce l'ha spiegato prima Ilario. Gli studi clinici sono quattro, le fasi, e la quarta è l'ultima fase in cui il farmaco è sul mercato, quindi sono quelli di post-marketing o di farmacovigilanza, quindi di sorveglianza attiva del farmaco. Assolutamente sì, bravi. La seconda, andiamo avanti. Che cos'è un comitato etico? Allora, anche qui Ilario rappresenta il comitato etico, rappresenta principalmente la segreteria tecnico-scientifica del comitato, e ci ha spiegato che cos'è. È un organismo che dipende gerarchicamente dallo sponsor, un organo finanziato dall'AIFA, oppure un organismo indipendente che deve tutelare i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che sono inclusi nella sperimentazione. Assolutamente la seconda, non è assolutamente finanziato dall'AIFA ed è un organismo indipendente. Andiamo avanti con la decima. Allora, l'acronimo GMP sta per Green Manufacturing Plant, Good Medicine Practice, Good Manufacturing Practice, ve ne ho parlato prima io, sono le fondamenta dell'industria farmaceutica. Ed è un acronimo che, tradotto in italiano, vuol dire norme di buona fabbricazione. Norme di buona fabbricazione dei medicinali. Quindi anche qui vi sto dando una mano, ed è l'ultima. Esatto, non c'è niente di green, ma c'è molto di good. Good Manufacturing Practice, assolutamente. Andiamo avanti con l'undicesima, abbiamo quasi finito. In che anno risale la prima versione definitiva delle GMP? Quindi parliamo di quelle statunitensi, la versione definitiva, non la primissima versione. Quindi 2001, 1978, 1987.
è un anno importante, diciamo la versione definitiva delle GMP statunitensi, ed è la seconda, del 1978. Andiamo con la dodicesima. Allora, quali sono le caratteristiche fondamentali del farmaco che vengono garantite dalla corretta applicazione delle GMP? Qualità, sicurezza e efficacia, qualità, stabilità ed evoluzione, quantità, stabilità ed efficacia. Anche questo ve ne ho parlato prima io. Le tre caratteristiche fondamentali che vengono garantite dalle GMP sono la qualità, la sicurezza e l'efficacia del farmaco. Assolutamente, qui avete risposto tutti in maniera corretta ed è la prima. Andiamo con la terz'ultima. Qual è lo scopo ultimo delle GMP? Garantire la tutela dei dipendenti delle aziende farmaceutiche, garantire la tutela del paziente, nessuno, servono solo per passare le ispezioni degli enti regolatori. Allora, le GMP dobbiamo tenere presente che il focus dell'azienda farmaceutica è sempre uno, ed è quello della tutela del paziente, esatto, assolutamente sì. Quindi non servono assolutamente per passare le ispezioni. Vengono controllate le aziende farmaceutiche che lavorino in accordo alle GMP. Poi la penultima, quattordicesima, quali di questi capitoli, no, di quanti capitoli, scusate, si compone il volume 4, parte 1 delle GMP, cioè che sono i requisiti base dei prodotti medicinali, ve ne ho parlato prima, ve l'ho fatto vedere nel libricino anche, è il volume 4, parte 1, e sono 12, 9 o 2? Allora, di solito la risposta corretta potrebbe stare nel mezzo, e in questo caso infatti è 9. Sono 9 i capitoli delle GMP. Allora, ultima domanda, la più difficile, questa voglio vedere in quanti la sbagliano. Ti sei divertito con la periquiz più cool del web con noi di Farmaceutica Younger? Attenzione a quello che rispondete, perché terremo traccia di tutti i no che sono stati cliccati anche solo per sbaglio. Vediamo un po'. Avete ancora 4 secondi, 3, 2, 1 e poi finiamo il gioco. Oh, ma che bravi! Allora, vedi che siamo stati bravissimi. Grandi. Devo dire, hanno appreso tutto da questa periquiz. Allora, io direi che è il momento di svelare il vincitore. Mattia, il vincitore è sempre Mattia. È bravissimo, Mattia. Allora, Mattia, se ci sei, scrivici in chat. Comunque, primo classificato Mattia, secondo Laura A. E terzo è Martina, scusate, non vedo. Allora, facciamo un applauso. E, allora, dopo, diciamo, esserci congratulati con loro, spieghiamo un po' come riceveranno i premi. Allora, vi sarà comparso sicuramente sul vostro cellulare una coppa con la posizione in classifica. Dovete fare lo screenshot di quello che vi è comparso, taggare Farmaceutica Younger nelle stories di Instagram e vi contatteremo su Instagram. Se avete qualche problema, se non avete Instagram, scriveteci pure su Facebook, su LinkedIn, su qualsiasi social avete. Noi comunque rispondiamo assolutamente. Allora, ora è il momento di rispondere alle vostre domande, ma penso che non ce ne siano domande. Facciamo solo connettere Giulia e Valentina. Ah, sono due volte che mi sfugge quel libricino, perché Veronica ha partecipato anche all'aperitivo in GMP, quindi abbiamo fatto un altro gioco e non è riuscita. Va bene, ci riproveremo un'altra volta. Grazie Elisa, grazie a tutti, bellissimo questo quiz. Facciamo vedere un po' di commenti, fatene un altro. Silvi, è stato divertente, grazie donna. Sì, dimmi. Posso fare un saluto? Dimmi. È un mio compagno di università che ci sta seguendo, si chiama Gigi. Poverino, sta vivendo la quarantena da solo. Ciao Gigi. Ma ci ha scritto? Non lo so se è così tecnologico. Va bene. Prima o poi riusciremo a convincerlo a fare un'intervista. Va bene, va bene. Allora,
Per concludere, volevo far vedere soltanto un'ultimissima slide. Giulia non ci ha raggiunto, no, è qui con noi. Eccola Giulia, ci raggiungerà fra poco. È andata, forse avrà problemi di connessione. Comunque, vi volevo far vedere se riusciamo due ultime slide. Chiedo alla regia se può farmi vedere le slide, che sono quelle di Let's Keep in Touch, e può andare avanti lui, perché non riesco più a vedere il display delle risposte. Ce le ho, ma non so dove sono finite, delle slide, scusate. E allora, volevo lasciare due ultime, diciamo, slide, che sono quelle di Let's Keep in Touch, cioè teniamoci assolutamente in contatto, perché noi siamo su Facebook, su Instagram, siamo su LinkedIn. Eccola Giulia. Ciao Giulia, non ci hai Ciao fatto. Giulia. Allora, siamo su Ciao. LinkedIn, siamo su YouTube col nuovo canale di Farmaceutica Younger, dove rilasciamo tutti questi contenuti che registriamo. E abbiamo il blog, quindi farmaceuticayounger.science, per chi se lo fosse perso. E inoltre potete sul farmaceuticayounger.science, lo stiamo rivisitando completamente, e ci sarà una sezione molto molto carina in cui la chiameremo la community, iniziamo a svelarlo, in cui vo vogliamo creare essenzialmente una coesione, un'adesione tra tutte le persone che sono appassionate come noi al mondo del farmaceutico. E quindi tramite questa chat di TikTok, TikTok scusate perché c'ho in mente TikTok, di LinkedIn fondamentalmente, ci ritroveremo tutti insieme per scambiare comunque dei pareri e delle opinioni. Potete scrivermi ovviamente anche sulla mail se vi vengono in mente delle domande da fare a me o da fare a tutte le persone che ci hanno raggiunto durante questi aperitivi. Potete scrivere a silvia@farmaceuticayounger.science, e vi volevo lasciare ovviamente ringraziandovi tutti per il vostro tempo a disposizione, con una citazione, perché non può mancare mai la citazione negli aperitivi di Farmaceutica Younger. E questa sera ho scelto la citazione di un grande antropologo e filosofo francese che ci ha lasciato qualche anno fa. E non so chi di voi lo conosce, lui si chiama Claude Lévi-Strauss, è un personaggio abbastanza simpatico e divertente perché è stato il fautore di affascinanti quanto inaspettate convergenze interdisciplinari, però questa frase è abbastanza carina e calzante con quello che è il tema della periquiz. Più che dare risposte sensate, una mente scientifica formula domande sensate. E noi spero che questa sera abbiamo formulato per voi le giuste domande per far accendere una sana curiosità verso il mondo del farmaceutico, che a mio avviso la curiosità è appunto la chiave di tutto. Allora, facciamo il brindisi finale, vi ringrazio tutti per essere stati con noi. E vi rinnovo l'appuntamento a sabato prossimo perché vi faremo compagnia finché quarantena non ci separi. E quindi ciao a tutti ragazzi, grazie mille a chi Ciao. ci ha seguito, grazie a voi ovviamente Ciao. che ci avete Ciao, tenuto grazie. compagnia. Un brindisi e ci vediamo alla prossima ragazzi. Un brindisi. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, Ciao. grazie. Ciao.